Ragazzi, questo è Italo. Ciao, Italo. Italo è un normale cittadino come milioni, come te. Complimenti per il vestito. La sua economia si basa su un bilancio fatto di entrate, ovvero il suo reddito, che chiameremo attivi, e di uscite, cioè le spese, che chiameremo passivi. Il suo bilancio sarà inattivo se la somma di entrate ed uscite restituirà un valore positivo, ovvero se i redditi supereranno le spese. Sarà in passivo in caso contrario, oppure in pareggio se entrate ed uscite si compensano. È evidente che per accumulare ricchezza e risparmio il bilancio dovrà necessariamente essere inattivo. Lo stesso principio vale per le famiglie, le aziende ed interi settori produttivi. I settori economici sono tre: privato, estero e pubblico. Ciò che esce da un settore entra in un altro, non c'è alternativa. Il motore dell'economia è lo scambio di beni e servizi tra questi settori, spostati da un posto all'altro grazie alla moneta che serve a comprare e a vendere. Partiamo dal settore dove tu ed Italo vi trovate in questo momento, il settore privato. Qui dentro ci mettiamo un po' di gente, tutti i beni che ci servono e che desideriamo, a cominciare dall'automobile, il pad, la casa, l'abbigliamento, il telefonino, la bicicletta, eccetera. Ora ci mettiamo la nostra ricchezza finanziaria per acquistarli ed un altro po' di cittadini. Ecco, così va bene. Tutto questo rappresenta la ricchezza privata nazionale. Mettiamo in moto l'economia, che è fatta di scambio di merci e servizi, con la moneta. Fingiamo che in questo settore ci siano tre cittadini che chiameremo A, B e C, e che questi cittadini abbiano 10 euro a testa, ovvero che tutti i soldi disponibili siano 30 euro. Ciò significa che tutte le volte che A, B e C comprano qualcosa tra di loro, spendono una parte di questi 30 euro, ma i soldi nel cerchio restano sempre gli stessi. I soldi, per fare girare l'economia, non aumentano e non diminuiscono. Nulla esce e nulla entra, ma tutto viene scambiato all'interno del cerchio che abbiamo chiamato settore privato, quindi la ricchezza si sposta facendo diventare qualcuno più ricco di altri. Ciò significa che se il cerchio dell'economia privata rimane isolato, è impossibile che tutti i cittadini si arricchiscano perché la ricchezza totale rimane sempre di 30 euro. Che cosa deve accadere perché tutti i cittadini godano del benessere economico? Perché ciò avvenga, deve accadere che la ricchezza totale aumenti, ma noi non possiamo farlo perché non possiamo creare denaro dal nulla. Come abbiamo visto, tutto ciò che possiamo fare è scambiarci la ricchezza già esistente tra di noi. Vediamo che cosa succede. Allora, ci sono A, B e C. A produce scarpe, B produce pizze e C produce infrastrutture e strade. Tutti e tre hanno in tasca due pezzi da 5 euro per un totale di 30 euro. Con 5 euro A e C acquistano una pizza da B, così A e C possiedono 5 euro e B 20. B acquista un paio di scarpe e dà 5 euro ad A, e così ci troviamo con A che possiede di nuovo 10 euro e B ne possiede 15 e C soltanto 5. Poi A acquista un'altra pizza da B, il quale si ritrova nuovamente con 20 euro in tasca. Ora si dà il caso che C metta su famiglia ed abbia due bambini. Entrambi avrebbero bisogno di scarpe, ma C può comprarne solo per uno dei due bambini. A e B, che hanno già una casa ed un laboratorio, al momento non hanno soldi a sufficienza ed un business tale da motivare un ampliamento. E a meno che non servano ristrutturazioni, non hanno necessità dell'opera di C. Dato che l'economia è giunta ad una fase stagnante, B decide che per vivere gli bastano 5 euro e che i restanti 15, invece di essere reinvestiti senza produrre ulteriori guadagni, vadano a finire in banca al sicuro in attesa di tempi migliori. Ma per C c'è una grande opportunità. Dall'estero giungono scarpe che costano 2,50 euro e così può finalmente comprarle per i suoi due bambini. Così però priva il proprio settore di 5 euro e li spende per arricchire il settore estero.
Però nel settore privato, dopo che ci ha acquistato prodotti stranieri per 5 euro, la liquidità in circolazione è scesa da 30 a 25 euro. Anzi, soltanto a 10, perché 15 euro sono in un conto corrente e B non ha nessuna necessità di spenderli. Inoltre, sempre B, dopo la scoperta di C, pensa che potrà risparmiare un bel po' di soldi comprando anche egli le scarpe all'estero. Quando A avrà finito i soldi, sarà costretto a chiudere, perché non potrà più incassare perché il suo prodotto è diventato troppo costoso e B è diventato prudente a causa della crisi e non ha bisogno delle sue scarpe. È evidente che in una situazione del genere serva che qualcuno immetta in circolazione altro denaro affinché l'economia possa riprendere. In questo frangente l'export non può farlo perché le nostre merci costano troppo. Se almeno la domanda interna funzionasse, potremmo abbassare il costo delle merci o investire in marketing per venderle all'estero, ma i soldi sono finiti. Chiedere prestiti alle banche sarebbe un suicidio, perché chiedono interessi elevati e non c'è prospettiva di rilanciare consumi interni quando soltanto B potrebbe acquistare, ma ha paura a farlo. E poi le banche non ci pensano nemmeno a prestare a ditte fallimentari in un'economia stagnante. Il rischio di non rivedere ripagati i debiti è troppo alto. Ma per fortuna il sistema per fare aumentare la ricchezza c'è. Per aumentare la ricchezza totale ci vuole per forza un intervento dall'esterno che il settore estero non ha saputo dare. Il settore che è stato inventato per svolgere questo compito è il settore governativo, perché è nato per poter stampare moneta per conto proprio. Quando stampa nuova moneta, lo Stato la riversa nel settore privato tramite la spesa a deficit ed arricchisce i cittadini fornendo loro servizi e ricchezza finanziaria da spendere. Infatti, lo Stato decide che ci vogliano delle infrastrutture in grado di far vendere le scarpe di A anche all'estero e così chiede a C di creare strade, ferrovie e ponti di scambio che consentano ad A di occuparsi soltanto della produzione e del trasporto delle merci che, prodotte in maggior quantità, finalmente costano un po' meno. Alle vie di comunicazione ci ha pensato lo Stato. Inoltre, lo Stato fa costruire una scuola in modo che i figli di C e i futuri bambini di tutti gli altri possano avere un'istruzione migliore di quella che A, B e C hanno ricevuto. La costruzione di strade, ferrovie e porti è costata molto lavoro da parte di C, che viene ripagato dallo Stato con altri 30 euro che vengono segnati a bilancio con meno davanti. Si è venuto a creare un debito pubblico di 30 euro, ma la ricchezza finanziaria in circolazione è più che raddoppiata e serve a spingere l'economia. Ecco che d'ora in avanti A, grazie proprio alle infrastrutture create, dovrà solamente occuparsi della produzione e del trasporto delle merci, che, visto l'avvicinarsi di nuove prospettive di mercato, possono essere prodotte in maggior quantità e finalmente costare un po' meno ed essere vendute anche all'estero. Uno Stato a moneta sovrana non ha bisogno di capitali stranieri e delle banche per finanziarsi, ma semplicemente può stampare la moneta in cambio del servizio dei propri cittadini, convertendo il loro talento e la loro operosità in ricchezza finanziaria. Ora che i cittadini sono diventati più ricchi di altri 30 euro e possono stare meglio in quanto hanno più servizi, più infrastrutture, più istruzione, eccetera, anche C potrà comprare scarpe e pizze senza badare al risparmio, perché ciò che è diventato importante non è più la quantità come era prima, ma è la qualità dei prodotti che si acquistano. Non solo, ma la costruzione di strade, ferrovie, porti, eccetera, ha attirato investimenti di aziende straniere che credono che il talento di questa comunità possa far creare nuovi prodotti di qualità anche a loro. In questo gioco, le banche private, vedendo che l'economia va bene, decidono di prestare il loro denaro, perché sanno che i nuovi imprenditori potranno restituire i capitali utili a creare i loro nuovi progetti. Perché, se uno Stato può vivere delle proprie risorse, deve invece prenderle a prestito, pagando gli interessi, come avviene oggi con l'euro. La Cina si autofinanzia aumentando la spesa pubblica. Idem il Giappone, che pratica continui tagli alla propria moneta affinché il proprio export possa mantenersi su livelli ideali e contratta l'acquisto delle materie prime per produrre pagando con la propria moneta.
La Svezia si guarda bene dall'entrare nella moneta unica. Tanto può dire la sua in Europa anche standosene fuori perché ha un'economia forte e quindi potere politico. Gli Stati Uniti d'America, il Brasile, la Danimarca, l'Inghilterra e tutti gli stati con una loro moneta non possono subire ricatti dall'alta finanza che specula sui titoli di Stato. Con i trattati europei e l'adozione dell'euro vengono introdotte due norme molto severe. La prima è che lo Stato non può stampare moneta dal nulla, come è avvenuto per centinaia di anni. La seconda è il pareggio di bilancio, che impedisce allo Stato di finanziare la spesa pubblica perché il suo bilancio deve essere sostanzialmente in pari. Quindi addio ai 30 euro di deficit dell'esempio di prima. Addio a strade, porti, ferrovie, scuole. Anzi, ora lo Stato, per appianare quel debito, se lo deve riprendere con le tasse, fino all'ultimo euro, sottraendo all'economia quei 30 preziosi euro che d'ora in avanti il settore privato dovrà trovare da solo, a prezzo di una dura guerra per l'export senza speranza. Ecco dunque che la moneta sovrana consente di ripagare sempre il debito e di spendere a deficit arricchendo i propri cittadini senza che il debito diventi un problema verso le banche e i mercati privati. È stato così per centinaia di anni, ancora prima che nascessero i singoli stati. Il bello dello Stato a moneta sovrana è che non è costretto da nessuno a fare tagli e può spendere in deficit per i cittadini aumentando il debito pubblico. Lo fanno tutti gli stati del mondo, ad eccezione di quelli dell'Eurozona. Tornare alla sovranità conviene e salva l'Italia.